Oggi abbiamo presentato il nostro 19° rapporto sullo stato di salute del Paese. È un appuntamento fisso che noi abbiamo ormai da 19 anni e per noi è molto importante perché non è solo è un compendio di tutti gli indicatori economici e di qualità del nostro sistema. Sono emersi tre aspetti fondamentali che hanno caratterizzato questa fase pandemica. Intanto la necessità di garantire ai cittadini utenti un'informazione che sia puntuale, corretta, esaustiva, che non destabilizzi e che non crei difformità tra quello che loro percepiscono come un'informazione corretta e quella che invece l'informazione che gli viene istituzionalmente data. Quindi maggiore compliance verso il cittadino, esigenza di informarlo puntualmente. Poi è emerso la risposta alla loro domanda di salute che già registrava liste d'attesa lunghissime è ulteriormente peggiorata a causa della pandemia e quindi sono aumentate le liste d'attesa, ma è aumentato anche un fenomeno drammatico come quello della rinuncia alle cure, l'abbandono alle cure, il rimando alle cure. E allora bisogna veramente tornare a un sistema che sia vicino al cittadino, che si prenda cura del cittadino. E per fare questo bisogna erogare un numero di prestazioni che sicuramente è maggiore rispetto a quello che è stato nel passato, perché dico ci sono le liste d'attesa da smaltire e tutto quello che si è andato accumulando in quest'anno in termini anche di patologie gravi che non sono state gestite in tempo e che sono lì con tutta la loro drammaticità, aspettano di essere smaltite. Poi abbiamo fatto un'analisi di quelli che sono i dati finanziari del nostro sistema sanitario. È vero, il fondo è cresciuto indiscutibilmente nel 2020 e nel 2021. Noi avevamo una spesa nel 2019 che si attestava intorno al 6,5% del PIL, questa è cresciuta indiscutibilmente, ma se noi guardiamo, incrociamo i dati del fondo con i dati della NADEF del 2021, vediamo che nel 2023 la spesa tornerà a essere quella del 2019. Questo ci deve preoccupare molto perché al di là delle buone intenzioni e di tutti gli investimenti indiscutibili che sono stati fatti e di tutta dei soldi del PNRR che sicuramente andranno a efficientare tutta una serie di cose, si tornerà poi a un finanziamento che è un finanziamento che è inferiore a un periodo che già registrava liste d'attesa lunghissime senza avere gli effetti drammatici del PIL. Noi abbiamo proposto una soluzione, non bisogna perdere l'insegnamento straordinario che questa pandemia ci ha lasciato. Quando è scattata la pandemia si è subito attivata una sinergia virtuosa dal sistema di diritto pubblico al sistema di diritto privato. Noi abbiamo trasformato circa 1.000 posti letto in posti letto di terapia intensiva e subintensiva Covid, circa 10.000 posti in decenza ordinaria, ma soprattutto ci siamo fatti carico di quei pazienti che non riuscivano a trovare una risposta assistenziale nei pronto soccorsi e nelle strutture di diritto pubblico. Allora questa sinergia è una sinergia che deve diventare sistema, deve diventare sistema per riuscire a dare una risposta assistenziale. Ha un unico vincolo, che è il vincolo del DL 95, che è una legge che blocca il finanziamento delle prestazioni della componente di diritto privato al 2011 a causa di una norma che era la spending review, che era una norma emergenziale che è diventata strutturale e che sta deprimendo il sistema in termini quali quantitativi. La popolazione ha bisogno di maggiori risposte, basterebbe togliere questo comma del DL 95 che blocca la spesa e consentire alle regioni di dare una risposta alla domanda reale di prestazione. Tra l'altro
So che parte del governo sta già discutendo su una norma che è una norma desueta, anacronistica e anche incostituzionale. Sarebbe giunto il momento di rimettere al centro il cittadino, legiferare in maniera coerente, dare una prospettiva di futuro a un sistema sanitario nazionale che ogni anno registra, per esempio, che sempre per ritornare al DL 95, che si fa una legge per derogare al DL 95. Allora, se il legislatore ogni anno è costretto a fare una legge per derogare al DL 95, il DL 95 va abrogato. Va abrogato, ma perché? Non perché serva al sistema, alla componente di diritto privato del sistema sanitario nazionale. Va abrogato perché serve agli italiani, perché gli italiani hanno una domanda di salute alla quale va data una risposta, e va data una risposta non nel breve periodo, ma nel lungo periodo. Nel lungo periodo non ci possiamo continuare a trovare con dei vincoli normativi e con una progettualità che non sia lungimirante, così come lo è stato sia sulla spesa sanitaria che sulla formazione dei medici, che su tante altre argomentazioni. È il momento veramente di trarre le lezioni importanti che la pandemia ci ha insegnato. Una conclusione, dico, il rapporto, spero che voi abbiate l'opportunità di leggerlo, ci insegna tante cose. Diceva Einaudi: conoscere per deliberare. Allora entriamo nel merito di quelle che sono i numeri, che sono le realtà, che sono i problemi che affliggono i nostri cittadini e che caratterizzano il nostro sistema sanitario, che è uno straordinario sistema sanitario così come l'ha avuto il legislatore. Conosciamo tutto quello che va efficientato, efficientiamolo e deliberiamo.